Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like e commenti. Sempre, sempre, tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, catafred. Non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ascoltami bene, Francesco. Ora ti metti lì nell'angolo e non mi rompi i coglioni, ok? Già stamattina ti ho portato sulle montagne russe e a pranzo da Cannavacciuolo. Ah, chi è? Buongiorno, amici. Ciao. Come sta andando la settimana musicale? Brutta, brutta. Sempre peggio, vero? Sì. Ma è normale, ragazzi, che succeda. Siete delle merde. Grazie. Ma noi ascoltatori vi vogliamo così. Sì. Come quel merda di Pippo Palmieri. Oh. Come la presentatrice elegantissima e pettinatissima Letizia Puccioni. Come lui, no, per essere merda come lui ci vuole tanta, ma santa scuola. Sì. Ma Fabio si è fatto strada da solo nella vita e quindi si merita di essere un merda. Merda di classe. Grande merda. Direttore Truffazzi, salve. Buongiorno. Salve. Tutto bene? Salve. Per caso ha visto Paolo Noyes? No, non so dove sia. Ma quello sarà da qualche parte a fare i suoi magheggi incredibili. Può darsi. Pensi che ha speso già tutto il suo stipendio per far spingere sui social il suo brano. Il solito spendaccio. Che schifo. E poi il ragazzino, quello che fa le canzoni con su la mano destra e poi la sinistra. Certo. Cazzo, sei diventato uno degli YMCA. Parlo proprio di lui. Vabbè, li accettiamo tutti per quello che sono. Bravo. Lo Zoo di 105. Sigla. Fabio, prendi il cuscino, lo metti per terra e lei si sdraia. Non vuole stare sul cuscino. Tale padre. Nel mondo che non ha regole. Arrivo, They ore in good times, they ore in good times, they ore in good times, they ore in good times. Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai. Che cos'è? Quanto è bella! Vieni, Raya! Vai sul cuscino, vai! Vuole sapere cosa deve fare. Devi dormire, Raya. Mettila sopra, L'ho già messa sopra. No, sopra i cuscini per terra. Dallo zio. Vieni qua, dallo zio. Welcome to the zoo. Aspetta, suona tu la campana che la spaventiamo. Sono io, vai. Campana timida? Lo Zoo di 105. Vai. Il programma più ascoltato in Italia. Aspetta che la metto giù che si spaventa, poverina. Eccola qua. Scusate, rifacciamo, aspetta. Alza il volume, vai. No, scusa, adesso si spaventa. Tappa le orecchie al cane. Allora, portala fuori un secondo. Lui che picchia la porta e tu la campana. Ho capito, un casino, aspetta. Pronto, vado? Vai. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Che strano, oggi c'ho le cuffie nuove, sento tutto. Tutto bene. Tutto bene, incredibile, una roba pazzesca. È una giornata un po' di riposo. Sì, mica tanto. Allora, io devo dire una cosa, sono un po' triste perché, sai, pensavo, vengo a Milano. Chissà che seratone mi aspettano, chissà che divertimento. Ieri sera esco dalla radio alle 7 circa, vado al supermercato che c'è qua in via Turati. Al Carrefour, compro un'insalata orribile. Una roba ghiacciante. È un pacchetto di seghe. No, neanche la forza delle seghe. Mi sono messo in camera d'albergo con la mia insalata triste. Bello. Uno yogurt che, se non sbaglio, era anche scaduto. Certo. Mi sono mangiato sta roba qua, mi sono fatto un tè caldo, preso una tachipirina e mi sono guardato tutta la merda che c'era in televisione. Che bello, cazzo. Una roba di la vita di Malgioglio. Ma tristezza. Ascolta, è un giorno di respiro dopo tanti giorni di eccesso. Sì. Bravo. Però ieri sera, adesso lo so che sembrerà una bestemmia, detto da me, però ieri sera mi sono soffermato a guardare la 7 e ho guardato questo programma di Federico Rampini, che è un giornalista straordinario. Oh, ragazzi, io uno così veramente, ma gli darei un premio. Beh, ma i Rampini fatti bene, Marco. No, ma non sbaglio. Oh, non ha sbagliato una parola, era in diretta, ha fatto un
penso un paio d'ore, la puntata era dedicata all'America di Biden. Neanche lo strafalcione. È l'antitesi di Nuzzi? Sì. Sì, esatto, bravo. È l'anti-Nuzzi. Porca puttana. Ma infatti non ho mai capito questo tuo odio per la 7. Ma no, ma scherzavo, perché siamo della concorrenza. Okay. E poi nel periodo pandemico erano un po' eccessivini. E comunque Gianni Frolla è un merda. No, chi è Gianni Frolla? Uno che lavora alla 7. Ma non è vero. Allora ritratto. È stato veramente bravo. Ma veramente, una roba, sono rimasto sconvolto. Professionista. Cazzo, non leggeva niente, era preparatissimo. Poi ma no, ma c'aveva uno in cuffia come Fedez. Poi vabbè, ha intervistato anche cosa, come si chiama lì il sinistroide? Come si chiama? Dai. Nicky Vendola. No, uno di quel mondo lì, comunque. Pierluigi Bersani. Ran Malta. Peggio. Ralph Malf. Vabbè, insomma. Borner. Pesantissimo. Vabbè, la sinistra è pesante. Lui bravo. Adesso bravo. Un po' meno. Licenziato. Basta. Ma visto che parliamo comunque di brutte persone, io ieri sera ho fatto scurne, robe varie, perché leggo Trentino, via libera. Ma sentite, questa roba è veramente allucinante. Sì, è assurda. Adesso, a prescindere dal fatto che io ami gli animali, sia animalista, quello che vuoi, però mi sembra veramente una troiata. Perché hanno dato il via libera all'abbattimento degli orsi. Trentino. Sì, otto all'anno. Vorrei ricordare che c'è un progetto che si chiama Ursus, dove il signor Fugatti prese 800.000 euro, il comune, insomma, diciamo la regione, del Trentino prese 800.000 euro per l'integrazione, per acculturare le persone e per l'inserimento all'interno della società. Sì, Trentino. Ma lui è Fugatti, non Fuyoghi. Lo so. Se ne batte i coglioni. Quindi è stata una cosa voluta, cioè accettate, i soldi li hanno presi. Di nuovi adesso orsi. Hanno deciso che 8 orsi all'anno possono essere ammazzati. Cosa solo quelli dire? Che parlano rumeno. Ma cosa vuol dire? Ma che senso ha? Cioè, se ne ammazzi 6, cosa fai? Poi dici, raga, prendiamo le due a caso. Cioè, è una troiata pazzesca, non ha senso. Ma sono veramente così tanti? No, sì, saranno una centinaio, credo. Sì, sì. 100, 120 orsi. Sì, ce l'avevano detto anche quando abbiamo fatto il collegamento con ma è un progetto fortemente voluto dal Trentino, certo. Che ha preso anche come ma non diciamo, possiamo farli lavorare, certo. Cioè, integriamoli nella facciamo un concorso. più che altro, vabbè, io capisco che ci sono dei cittadini che hanno paura perché dicono si stanno avvicinando sempre di più ai centri abitati. Però la mia domanda è questa: allora, sì. Quando tu decidi di ripopolare una zona con un animale che ha un certo peso come l'orso, insomma, dovresti prima creare l'infrastruttura. L'infrastruttura bravo. È un pezzo di parco naturale chiuso, esatto. Dal quale l'orso non può uscire, dove i sentieri sono controllati. Soprattutto dovresti fare una campagna di educazione civica. Bravo. Alla convivenza con l'orso. Bravo. Io 2 anni fa ero a Lampedusa, dove comunque hanno questa legislatura molto precisa sui brontosauri. Brontosauro nessuno gli va a rompere il cazzo. Infatti non lo vedi mai. Non lo vedi mai. Hai visto un brontosauro a Lampedusa? Mai, si mai, fa i cazzi suoi. Mai. Ma ragazzi, io vivo in una zona dove è pieno di alligatori, ci sono animali alligator. Di ogni tipo. Abbiamo anche lavorano anche da Burger King. Abbiamo dei pitoni, tu li hai visti, di 8-9 metri. Ma mica vengono anche specie marine pericolose piccole, meduse. Sono rinchiusi in una zona protetta dove tu non puoi entrare e loro non possono uscire. Ma non uscire. Sono rinchiusi, cioè loro possono uscire, però è delimitata. No, diciamo, cioè, c'è una zona cuscino. Ci sono delle zone in cui tu puoi entrare, ma c'è scritto attenzione. Cioè, anche nella baia l'altra settimana hanno beccato 7 squali toro, non è che gli hanno sparato una cefalata in faccia. Squali tigre, non toro. Squali toro, bull shark. Sì. Sì, c'erano le corde. Ah, c'era anche un tigre. Sì, allora li hanno attirati con questo lenzuolo rosso. No, veramente, infatti li riprendevano questi bei squali. Comunque a Miami gli animali selvaggi sono molto educati. Sì. Salutano sempre, ti aprono la porta, cioè non come gli orsi del Trentino. Dovremmo prendere esempio dagli squali toro. Comunque ormai i posti sono esauriti, stasera una parte dello zoo soffrirà molto. In realtà mi ha detto Giulia, che mi ha scritto poi in privato, sì. Giulia Innocenzi, che è quella che ha realizzato il documentario che andremo a vedere stasera al cinema, mi ha detto che più che stare male ti incazzerai tanto. Sì. Perché dice, sono riusciti a depurare delle parti che erano veramente pesanti. È come guardare la Sampdoria, insomma. Dai, coglione. Però dice, vedrai che ti incazzerai molto. E quindi stasera, non so se volete passare a salutarci fuori dal cinema, i posti sono esauriti ormai. Certo. Erano pochi, erano 200, quindi li abbiamo fatti fuori tutti. Di cui i nostri amici, parenti, gente a scrocco. Scusi, signora ben vestita, dove siamo stasera? Al Beltrade, si chiama? Beltrame. Beltrame. Cinema Beltrame di Milano, via Nino. Beltrame. Beltrame o Beltrade?
Beltrade. Beltrade. Io mi ho mandato tutti a Beltrame. Oh, dov'è? Aspetta, c'è un cinema a Beltrame? Non c'è. Cazzo, ma andate tutti a Beltrade, cazzo. E niente, non andate al Beltrame allora, ragazzi. Cazzo, vedi i discorsi dei defini. Questo qua è un povero coglione. Sì. Mazzoli ammazzano le persone e si devono preoccupare degli orsi. Ma che cazzo vuol dire? Ammazziamo, ma che tutti in che generale. Discorso è? No, cosa una cosa vuol dire? Non esclude l'altra. Ma infatti, come quelli che dicono: ah, parli sempre degli animali perché non ti occupi anche dei bambini. Ma fallo tu! Siamo in 8 miliardi, ognuno cerca di fare nel suo piccolo qualcosa di buono per qualcosa. Io ad esempio sto salvando le spugne. Tu non fai un cazzo. No, io salvo le spugne. No, tu non fai niente. No, io vado nelle spiagge, salvo le spugne, no, che non sono salvi, che non respirano. Il fatto che non cambi quella sul lavandino da settimana vuol dire salvare. Ma il fatto che questo cretino abbia perso del tempo a mandare un essere, vai a pulire un parco, fai qualcosa di utile, fai qualcosa di socialmente utile, invece di sta sempre lì a scrivere, no? Perché la gente ormai devono dire, dai. Tutti devono dirla loro. Ma vai a fare in culo, vai. Noi abbiamo una persona però che fortemente motivata, sì, a dire la propria per iniziare la puntata odierna del Festival di San Gino. Chi è? Ah, la signora ben vestita. Lo so che la tua perdita di speranze e la vittoria ti sta facendo distaccare dal festival. Ma figure, ma non me ne abbiamo ancora cazzo, due giorni, caro amico mio. Intensi. Molto intensi. A cominciare da questo comunicato, credo che tu voglia leggere. Aspetta, prima c'è la sigla. Mettiamo la sigla. Voglio ordine. Hai ragione, professionista. Non ci sono cazzi, c'è soltanto San Gino. La televisione ci sta sui coglioni, saremo la trap, ci hanno rotto un po' il cazzo, ma quando arriva il suo momento io sento il godimento, perché so che nello zoo finalmente c'è San Gino. Signore e signori, e Fluid, sì, va ora in onda dal Teatro Aristrons di Milano il Festival di San Gino. Giorno del festival che non ci ha chiesto nessuno, ma che tutti vogliono. Sì, però posso dire una roba, sì. Scorrettezze, cioè un momento, mi faccia parlare. Mi scusi, c'è, mi scusi, lo spazio di la Jerry gara Potter, si scusi, fa sempre più accesa con una corruzione dilagante che al confronto Tangentopoli era un gioco in scatola, ma che suscita immensa soddisfazione nel dittatore, ops, direttore Paolo Noyes. gongola. Lo ricordiamo, è un bel direttore. Oggi sentiremo tutte le canzoni in gara della durata di un minuto ciascuna, a gruppi di 3 in 5 medley. Tra poco inizieremo quindi con la gara, ma prima un paio di novità per, sì, quanto riguarda il voto, perché se è vero che il sistema di voto non è cambiato, è cambiato fisicamente il luogo e i componenti di una delle giurie. Quindi, ricapitolando, resta la giuria popolare con, sì, il voto su Telegram sul profilo L'Isola dello Zoo, sì, restano gli streaming su Spotify, resta la giuria di qualità con l'ospite, sì, e la sua classifica personale che arriverà tra poco. Quella che è cambiata è la giuria della sala stampa. Come mai è cambiata? Levate dall'incarico le redattrici della redazione programmi di 105 e sostituite con un colpo di spugna con l'ufficio digital. Sì. Tra poco i particolari dall'ottimo Jerry Romano, sì, sopravvissuto fortunatamente al colpo di stato. All'epurazione! Ma prima vorrei sottoporre alla vostra, sì, attenzione un comunicato della presidente della vecchia giuria, Valeria Stoppelli, sì, che, se mi permette, direttore, mi appresterei a darne lettura. Prego. Non sono stato informato, ma le do comunque. Sono, bravo, stato informato io. Ho goduto come un pazzo, ragazzi, quindi leggiamo. Che schifo. Leggo testualmente. Sì. Questa è Valeria Staffelli. Cambiamo. Non è Valerio Staffelli. Valeria Stoppelli. Lei consegna l'armadillo d'oro. Sì. Esatto. Apprendiamo che, nonostante le classifiche limpide come laghi alpini, la sala stampa è stata esautorata per volere, riferiscono fonti interne, del direttore artistico Truffazzi. È chiaro che il suo taglio di capelli alla Kim Jong-un avrebbe dovuto insospettire sul suo stile tutt'altro che democratico nel guidare la kermesse. Mai però avremmo immaginato che si spingesse a tanto. Pur senza essere complottisti alla Mazzoli, è chiaro come da subito Truffazzi abbia mal digerito il basso apprezzamento riservato dalla sala stampa al brano Fanculo ai 2000, che per questa fu giuria della stampa non è altro che un pezzo debole dal sound stantio, pure un po' rosicone, che anche dopo svariati ascolti non restituisce una profondità di sorta. Nulla a che vedere con il dadaismo ipnotico di Senza Glutine. Ecco. Impallidisce al cospetto del consolidato immaginario sonoro dei Depeche. Si può scordare l'impatto sociale di Magia della Turchia, che non a caso macina consensi. Bravissima. Si ferma lontano anni luce dietro l'eclettismo sperimentale di Ludopatia Stellare. Non basta essere un big
per pretendere un occhio di riguardo. Perfino Albano l'ha capito. Insomma, se anche dovesse distribuire schede SIM per truccare il televoto, fanculo ai 2000, non vincerà San Jimmy, perché truffazzi. Il pezzo fa cagare. Attenzione, parole grosse. Aia. Buon San Jimmy a tutti. Vostra sottovalutatissima sala stampa. Un applauso alla vecchia sala stampa. Perdonatevi. Però un'ultima cosa. Sì, prego, prego. Sì, sì. Prima di cedere la linea. Dai, sì, che volevo aggiungere una roba. Un momento. Sì, prego, prego. La classifica parziale di ieri. Sì. Ultimi ancora gli equilibristi, no, con Scambisti. Questo era ieri, eh? Questo è ieri. Mentre però il podio... mi perdoni, signora Puccioni, sì, io sono stato attaccato personalmente dalla mia conduttrice, dalla no, notaia io e da una persona che faceva parte della sala stampa. E anche dal suo alito che ha quando, preso forma. Quando mi sono reso conto che una sola persona stava decidendo la sorte di tutti, signori, io sono dovuto intervenire. Ha fatto bene. Ho fatto bene. Della giustizia sociale, perché ho scoperto, e questo gli altri concorrenti devono saperlo, che la stessa Valeria Stopelli, che si vanta di giustizia, era pilotata dalla nostra notaia, Lucia Cilla, e della signora Schifosotti qua, no, qui in conduzione. Io non c'entro niente. Perché la Stopelli, perché vorrei informare posso parlare nel no, cazzo di programma? Mi sta difendendo. Scusi, la Stopelli ha cantato nel disco di Paolino e Marti. Esatto, e stava pregiudicando anche il suo voto, si ricorda? So. Che cazzo state dicendo? Ma adesso di che abbiamo barato? Vergogna. No, adesso c'è Rovazzi che ha votato per vai te prima giorno. Spazzolina. Ma vai, vai via, cioè, scusa. Nel suo programma, scusi, vergogna. Direttore Truffazzi, dai, sei ma scandaloso, sei ma scandaloso. Per favore, vada via, Spazzolina. Cioè, che avete i bot che votano per ma voi chi? Tutto il giorno, ma chi cazzo prende se i 18.000 voti? Se ne vada, Terrone, barate, bastardi. Mamma mia. Mi scusi, Truffazzi, sono a girone, sì. Proporrei 20 punti di penalità per invasione di casa. Sì, sì, sì. Scusi un attimo, Ragione, lei cosa ne pensa? Io penso che io farei 40. Sono l'avvocato Pistacchio. Dai, assegni 40 punti di schifo. Schifo punteggio a questi qua. Concludiamo, mi scusi. Concludiamo. L'ultima cosa, bastardi. Prima di scendere la linea, sì? Dicevamo la classifica parziale di ieri, all'ultimo posto ci sono ancora gli equilibristi, mentre il podio vede terzi Paolino e Marti. Ma dai! Con Magia della Turchia. E andiamo secondo, pubblico! Vai via, faccia di culo! Secondo, attenzione, Fra Prosdokeron, no, con sì, Ludopatia Stellare, e primi De Pesce. Ai. Lo so, i più attenti si saranno accorti che c'è qualche cambiamento. Sì. Beh. Ma per questo c'è Jerry Romano. Colleghiamoci, buongiorno Jerry. Macchinisti, macchinisti, fuochisti, scambisti, affini. Un cordiale buongiorno, buongiorno dalla a sala stampa del Festival di San Jimmy. Nuova sala stampa, mi sì, perdoni. Sì, sì, bravo, lei mi ha anticipato. Immenso, immenso protagonista di questo show. Bravo. Non la vecchia sala stampa, quella grigia, buia, grigia, sì, infestata di streghe, dei spiriti maligni. Bensì la nuova, luminosa, celestiale, rassodante, tonificante. Sì. Bello. Sala stampa, bravo, che bravo, da oggi si occuperà del conteggio dei voti e dei raggiri. Bene, sì. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il direttore Truffazzi, viva viva il direttore, grazie, con un golpe degno di un generalissimo nicaraguense, ha posto il marchio della peste sulla porta della redazione programmi, bravo, traslocando le sue competenze al più compiacente ufficio digital sito al lato opposto del corridoio. Bravo. Grazie, attenzione perché questo è importante. Grazie, sì, ai video registrati dalle nostre telecamere di sicurezza. Quali? Possiamo offrirvi una esclusivissima testimonianza sonora di quanto accaduto. Sentiamo. Ascoltate. No, c'è cioè del dono nella sala stampa. La notaia non approva. Per quale motivo, notaia? Perché sono notaia e firmo le cose, guarda. Signora notaia, da domani la sala stampa è spostata all'ufficio digital. No, 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 dei brogli, in quanto la sala stampa faceva votare una sola ragazza che è regista di un programma, il programma di Paolino e Marti, che caso direttore. Bomba, 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 chiamate gli artificieri. Bravo direttore. Dietro le ragioni di questo gesto autoritario e forte, molto maschio, posso dirlo, molto maschio, fortemente contestato da alcune maestranze, potrebbero annidarsi diverse macchinazioni. Pare infatti che la vecchia sala stampa marcia corrotta compilasse la graduatoria del giorno in modo da favorire concorrenti a lei vicini come Paolino e Martin, diciamolo, oppure Fra Castor, come cazzo si chiama, Miss, e Sabrina Sbambi. E questi fogli che tengo in mano contengono le prove, signori miei, qui carta canta, sì, carta canta, e tra l'altro lo fa meglio di Mazzoni.
Una frangia di maligni e dietrologi sostiene invece che il direttore Truffazzi, viva il direttore, grazie, il quale da giorni performa mediocremente, me lo passi, in tutti i sondaggi, stia usando il caso del conflitto di interesse come capro espiatorio del proprio palese insuccesso musicale. Baggianate, qui squilia, anzi, ad ulteriore riprova di queste illazioni, questa mattina Johnny Mele ha lanciato due, e dico due chili, di generi alimentari all'interno del nuovo ufficio stampa. È vero. Lo ha fatto per ringraziarsi il loro voto. Sì. Il direttore Truffazzi ha cosa ha fatto? Ha premiato con un bonus di 15 punti il pronto tentativo di corruzione. Come? E contemporaneamente ha assegnato un malus di 20 per la miserabile qualità del cibo acquistato dal suddetto Johnny Mele. Cosa? Gallette di riso della Lidl, solitamente usate come isolante nei cantieri edili. Ma, amici, fratelli, non è solo il Sala Stampa Gate ad agitare i corridoi di Radio 105 per avere orrendamente deturpato in diretta il brano dei Senza Glutine e trasmesso il proprio ripetutamente in cambio di un paio di orride Lelli Kelly a Pippo Palmieri. Marco Mazzoli è stato purtroppo sanzionato con 60 punti di penalizzazione. Infatti è cambiato il podio. Scusi, per cosa? Ma va detto una cosa però. Marco, cosa, a parziale compensazione della mutilazione subita, trasmetteremo adesso 8 battute del brano dei Senza Glutine. Sentiamo. Oh Pippo, no, mi devi soldi. Non è un remix. Non è cosa. Franco, la canzone di Pippo. Io remix, Pippo tanto. Adesso questo pezzo. Ha fatto una crasi. Vabbè, ho recuperato adesso però. No. Sì, scusa. Da quanto è accaduto su Telegram è superfluo perfino fare parola. Perdonatemi però, scusate. Allora, questo non vale perché la conduzione non può essere penalizzata da artista. Io sono artista e conduttore del programma, non vale, mi scusi direttore. L'unico brano che ha tranciato è quello dei Senza Glutine. Ma perché Pippo mi ha detto taglia, sono entrata, era tutto uguale. Ma lei ha anche più volte trasmesso il suo brano fuori dalla giornata di appartenenza. Ma io non posso, mi scusi, avvalermi del fatto che della facoltà di non riflettere. No, posso avvalermi del fatto che sto infamando ingiustamente Pippo Palmieri e guadagnare i miei punti? Mi fa ragionare. Comunque. Però vorrei spezzare una lancia a favore di Palmieri. Una canzone che per 3 minuti fa Pippo Pippo Pippo, gli fischiavano le orecchie. Comunque, per concludere, ragazzi, da quanto accaduto su Telegram è superfluo perfino fare parola. Vi dico solo che su un canale che conta circa 80.000 iscritti, ieri sono pervenuti 5 milioni di voti. Qualcuno in India non ha dormito, signori miei, ma in compenso potrà comprarsi la Golf. Esatto. E ci sarebbe ancora molto da dire. Ancora molto da dire, da mentire, ma il nostro tempo è finito, come tra l'altro la mia ultima scatola di Charlie. Ma chi se ne frega? Sono affari di Stato questi. L'appuntamento alle 15.40 per la classifica di giornata. Buon San Jimmy a tutti e ricordate, nessuno ce l'ha chiesto. Giusto. Ancora adesso ci chiedono dove si può votare per San Jimmy. Allora, dovete andare o su Telegram, l'isola dello zoo, altrimenti dovete streamare le canzoni di San Jimmy nella proprio, abbiamo una pagina su Spotify che si chiama San Jimmy 2024. Allora, cosa succede? Il voto di oggi si chiuderà come tutti i giorni aperto alle 14 alle 15:20 circa. Su Telegram o anche su... No, gli su stream Telegram. Non c'entra niente. Sì. Domani invece il voto si aprirà alle 2 e finirà lunedì entro le 13:40. Porca troia, cosa sarà, succederà? L'inferno. Questo fine settimana, ragazzi, sarà l'inferno ma proprio totale. Comunque, allora, dobbiamo adesso, le abbiamo ascoltate tutte le canzoni, tutte 15, iniziamo oggi a riepilogarle tutte, le riascolteremo tutte in versione ridotta. Pippo ha montato il primo blocco che vede un certo bravissimo Mazzoli, bello dentro e i golosi. Mazzoli che tra l'altro credo sarà protagonista di un'edizione speciale del nostro TG subito dopo la canzone, se non sbaglio c'è una puntata del telegiornale dedicata a lui. Non lo so, lo vediamo dopo. La sta preparando, credo sia quasi pronta. Credo, andiamo, vai, prego. Festival di San Jimmy 2024. Marco Mazzoli, complottista. In testa un microchip, non guardo più TG. Bello dentro, pare mi zio. Pare tuo zio. Ho la pelle d'oca. I golosi, frappè al cioccolato. Ed è diventato un frappè al cioccolato.
Bello, bello, bello. Allora, mi scusi, direttore, ci sono effettivamente un po' di problemi tecnici. Chi non ha Spotify Premium può solo sentire un pezzettino della canzone. Uh-huh. Intanto, questo è un problema. Sì. Due, ci chiedono dove possono vedere i video. La pagina dello zoo, lo zoo di 105 Official, sì, su Instagram le sta postando tutte. È arrivato l'ospite, che bel ragazzo. Sì. Non è l'ospite, è la figura che rappresenta l'ospite. Ok. Quindi, se volete vedere i video o sulle nostre pagine singole, però è un'ora a fare il riepilogo, fatti. Oppure potete andare serenamente sulla pagina ufficiale dello zoo, che è Zodi 105 Official, e le abbiamo ripostate tutte. Official, perché ancora non abbiamo ancora corretto quell'errore di ortografia. No, è giusto così. Official. No, official. Vabbè, comunque, quello che è. Ragazzi, so che dobbiamo collegarci con studio chiuso, perché ci hanno chiesto la linea, c'è un aggiornamento proprio dell'ultimo minuto. Tempo reale, adesso. Adesso colleghiamoci, ragazzi, andiamo un attimo solo, scusate. Buonasera Rotami, dalla vostra domenica di sabato hanno chiesto a me di condurre questa edizione speciale di Studio Chiuso per l'intervista esclusiva ad uno degli artisti più influenti del mondo, una donna che potrebbe realmente ribaltare i risultati del Festival di San Jimmy. Ai nostri microfoni, in esclusiva mondiale, la grandissimissima Santina Brusatutto. Ma sì. Linea al nostro inviato, Alfio Porticelli dalla base terra. Signora? Pronto? Sei tu Alfio? Sono Alfio, signora, base terra. Ti senti un po'. Signora, io non la sento, ha un telefono del po'. Mi può spostare? Me l'hai passato, ma tale. Signora? Signora? Siamo presto Pasqua. Signora? La pace, dimmi. Si sente un po'. Deve spostarsi con quel telefono. Come? Ce l'ha un telefono fisso. No, caro, no. C'ho un telefonino, da volta sì ce l'avevo, ma dopo l'ho distaccato perché ho pagato quasi 6,5 milioni, sai? Madonna, 500 euro. Ah, e allora ho detto, basta. Prendo il telefono, il telefono, magari ce l'avesse, il telefono in casa, a me piace, ma ci vuole troppi soldi. Sì. Dopo una chiacchierata con la celebrità, la signora Santina ha espresso senza alcun suggerimento e senza essere imboccata la sua preferenza al Festival di San Jimmy con grande spontaneità. Sentiamola. La mia canzone preferita è Contro di Marco Mazzoli. No, no, è complottista, signora. No, signora. Complottista. Complo. Marco Mazzoli. No, non contro, complottista. Contro Mazzoli. Contro vita. No, contro vita. Contro, comunque, c'ho il libro io. Ho capito, la canzone. Un libro, anche la canzone. Sì, ecco. complottista. Contro. No. Mazzoli. È evidente che Marco Mazzoli sia il favorito di questo festival e tutti gli altri glielo possono solo baciare senza infamia e senza indugio. Vi saluto e ricordate di votare complottista, altrimenti passerete un anno di sfiga assurda. Complottista! Orientato questo. Cosa c'è? Ho riguadagnato i miei punti persi. Sì, sì, questa allora notaia, rimetta 40 punti furbizia al concorrente Marco. Grazie, Mazzoli. Molto gentile. Grazie. Però io mi propongo di togliere 20 punti anzianità per colpa della signora. No, scusa, perché? Scusa. Reato di anzianità. Allora, lei deve analizzare la furbizia. Sì. Scusi, esco un attimo al personaggio, ma prego, faccio quello che vuole. Allora, il signor Mazzoli ha astutamente utilizzato qualcuno che è nel cuore dell'ascoltatore, certo, per fare promozione al suo brano. Adesso, dopo aver sentito questa ipnosi di ignoranza, cioè uno è letitubante, dice cosa faccio, chi voto, capisci? Allora, io avevo cercato di fare la stessa cosa con Grayskull. Ha promosso Radio Maria. No, non sono riuscito. Ognuno usa le sue armi. Ho provato lunedì. Niente, non niente. Oh, no, io, e quando parlo io, tu devi stare zitto, hai capito?
sentito? Mi ha detto De Pesce col serpente. No, non l'ha detto. L'ho distinto io. Non l'ha detto. Ha sentito De Pesce. Ci dobbiamo fermare un secondo, facciamo una piccola pausa, poi avremo, se non sbaglio, la zecca, ma non c'è lui, giusto? Non c'è, questa puntata non c'è perché non ha voluto fare promozione di De Pesce. E poi fan del Cincischione, c'è una roba speciale per voi, dopo la pubblicità comunque. Ci fermiamo un secondo, vuole dire qualcosa? Vuole aggiungere altro? Abbiamo qualche risultato? Vuole essere imboccata da qualcun altro per offendermi? No, io questo non è farina nel mio sacco, direttore, mi sorprende. Vada avanti col suo mestiere. Le faccio vedere, il testo mi è stato mandato, non mi permetterei mai di influenzare il popolo, la giuria popolare. Come l'anno scorso, dice. Come l'anno scorso, l'ho già fatto una volta, sono a posto così. Conduttrice del festival, sospetto che lei finirà sulla copertina della Repubblica a fine vestita da, truccata da pagliaccio. Sì, come la Ferragni. No, non ci sto. Veramente, mi dissocio da questa tra l'accusa. Assomiglia alla Ferragni vecchia. Lei, sì, è vero. Ragazzi, io non riesco a uscire dal personaggio. Nemmeno io. Sono pistacchio, io la denuncio a priori. No, sì. Sono laureatissimo e posso farlo. Pubblicità, tra poco dal tribunale. San Jimmy 2024, nessuno ce l'ha chiesto. Torna tra poco. Mi raccomando, votate, votate, votate. Scusa Alexa, ma quanto c'ho in banca? Vero. In banca hai 21,96 euro. Ma chi? F24. Ma chi? Ma chi? Si sente che è vecchia la canzone perché aveva ancora 21 euro. Però pensa che furbo, lui è il re del marketing. È riuscito a imbarcare tutti dicendo sono povero, non c'ho una lira. Pensa che l'ha registrata sulla Bentley la canzone. Sì, sì. Messo il microfono dell'acustica. Sì. Allora, visto che oggi siamo un po' di corsa, è arrivato anche il nostro ospite speciale. Che tra l'altro ha studiato di brutto. Sì, è andato a Filadelfia a farsi togliere 30 anni. A Filadelfia non sono stato. Ragazzi, sono un po'. Sono in paranoia per il cane perché non sono abituato ad averlo intorno nelle occasioni di lavoro. E quindi, siccome è irrequieta, sono irrequieta anch'io. Ma no, stai tranquillo. Mi sta mettendo ansia perché la vedo che è ansiosa. Allora, mettiamo lei in conduzione e te sulla cuccia. Secondo me farebbe meglio. È lì tranquilla con la cuccia. Ma quanto è bella. Ma carina, si riesce a inquadrare? È venuto a cercare me. Perché non gli hai portato un giochino? Cioè, l'ho dimenticato di là. La cuccia. Ho dimenticato tutto di là. Notaia, ci potrebbe portare la cuccia un giochino del cane? La notaia sta impazzendo con i numeri che pare siano 300.000 i voti sul sondaggio. Mamma mia. Allora c'è una bella notizia secondo me, perché è giusto. La Francia è il primo paese europeo che ha introdotto il diritto dell'aborto nella propria costituzione. Bravi francesi. Che è una cosa giusta secondo me. Allora bisogna rettificare un po' i titoli che sono usciti in Italia, perché in realtà non si tratta di diritto all'aborto, è libertà di aborto, che è una cosa leggermente diversa. Vabbè, più o meno la stessa cosa. È una questione terminologica, insomma, non romperanno i coglioni le donne che vogliono fare l'interruzione di gravidanza. Nessuno potrà farlo. Come dicono molte donne, my body, my choice. È il mio corpo, è la mia decisione. Certo, giusto. Vabbè, sembra una roba un passo avanti. Credo come che... sempre i francesi sono, dopo la rivoluzione francese, ancora avanti con l'illuminismo. Vedi, tu, a parte che loro sono veramente dei rivoluzionari. Ma come leccano la figa. Chi? Ero io che ho parlato. Raya, la smetti? No, tra l'altro devo dire che i francesi quando si incazzano, cioè veramente incazzano. Sono rivoluzionari, no? Si incazzano, vanno a sparare merda. Oh, ma da perdere la testa! Sì. Che quando parlano poi ti smorzi. No, cazzo, dai, le francesi sono devastanti. Ma sono sexy le francesi. La donna francese che ti guarda e ti dice posso succhiarti il cazzo? Quando lo fa l'uomo, posso succhiarti il cazzo? Che buono. Il tedesco invece sembra che ti stia bestemmiando dietro. Dice, ti amo la follia. Vorrei farti un pompino. Ti amo. Ich liebe dich. Brutto, dai. No, scusa. Cioè, il francese. L'uomo francese sa un po' di finocchione. Anche se la donna tedesca quando gode. Wunderbar. No, non mi piace. Hai. Hai. No, quello non credo. Sì, fa così. Fa così. Circa 70 anni non è più così. Scusate, voglio scoparti in telugu. Akarungu. Quanto è sexy? No, non mi piace. No, mi fa schifo. Akarungu. Bellissimo. Non mi piace, rapatissimo. Non mi piace. C'è il tuo cane che sta reagendo. Il telugu. Reagisce, no, hai. Prova un secondo. Perché io di solito con lei gioco in telugu. Le sto insegnando un'altra lingua. Cioè, secondo me la lingua più sexy in assoluto comunque è l'italiano. Cioè, l'italiano è. Non so, è poesia. L'inglese quello. Merda.
non è merda. No, allora a me piace, mi intriga, perché comunque nei film. Sì, allora uno brutto, che però c'ha l'accento inglese. No, è figo. L'americano spacca. No, l'americano è un cafone. L'inglese è un pugliese. No, non è vero, l'americano. L'americano è un cafone di merda. Sì, ma l'inglese quando parla pugliausa. Sì. Anche il brasiliano e il portoghese. Su sono bellino, ma ciccio. Guarda, senti il brasiliano. No, non mi piace. A me piace a Musa Franco. Quello è genovese, poi. No, questo è brasiliano. Non è brasiliano. Sono stato brasiliano. Non sei dal 90 al 92. Ma effettivamente il portoghese è uguale al genovese. È la stessa cosa. Savonese. Sì, Belin, dai. Savona non esiste. Savona è un'emanazione di Genova per gentile concessione. Vabbè, comunque, si parla di aborto. Abbiamo chiesto agli italiani attraverso un personaggio che non si lava i denti e i capelli. Lui si chiama Giuseppe Bruciani e conduce Radio 23 Centimetri. Aborto in Costituzione. Aborto in Costituzione. La Francia svolta e inserisce il diritto all'aborto addirittura nella Costituzione. Mentre in Italia che cosa facciamo? Beh, in Italia abbiamo regioni con il 94% di obiettori di coscienza e l'ultima grande geniale trovata dei nostri politici è quella di far ascoltare il battito del feto, il battito del cuore del feto alle donne che hanno deciso di abortire. Ora voi ditemi se siamo un paese civile o se non siamo rimasti nelle più profonde nebbie del paleolitico. Ma questa è la mia posizione personale, io voglio sentire la vostra sull'aborto nella Costituzione francese. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Mimmo da Bari, vai Mimmo, tutto tuo, aborto, vai. L'aborto è quello che dovevano fare a te, Cruce. Perché dovevano farlo a me, scusi, non ho capito. Perché sei ignorante. Ah, io sono ignorante, ma scusi, veramente, da che pulpito, il corvo che dice al merlo come sei nero, eh? Non l'ha capita la similitudine, perché è una bestia delle caverne. Nella caverna. Lei è un cipacabra stei trulli, eh? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ignorante e bestia. Sono simpatico. Se non parli come Lino Baffi, che fa ridere solo i peli del cazzo. Senta, lei ha una posizione in merito al fatto che la Francia ha messo l'aborto in Costituzione o no? A me non me ne frega un cazzo. Un cazzo, perché? Perché non gliene frega un cazzo? Perché non me ne frega un gatto. Ma secondo lei dovremmo della Francia. Ma secondo lei dovremmo farla anche in Italia? Non lo so. Metà brasiliano, metà pugliese, eh? Chi è lei? Cotechigno, chi è? Cotechigno giocava nel Brasile. Nel Brasile giocava. Invece lei dove gioca? Nel Brasile. No, lei gioca nell'Atletico Vaffanculo. Arrivederci. State anche retrocedendo. Andiamo da Veronica. Veronica dalla provincia di Milano. Vai Veronica. Che abbiano inserito è giusto? È giusto, perché è giusto? Perché una donna è libera di scegliere, ecco, cosa fare. Però in Italia questo non succede. Ma mi risulta che c'è anche un iter psicologico anche per aiutare una futura mamma, ecco. Certo, ma una donna che abortisce. Vabbè, ma poi alla fine della fiera scelgono poi quello che vogliono fare. Cosa? Basta trovare un ospedale dove lo fanno. Certo, ma se lei abita in Molise ci sono il 94% di obiettori di coscienza, lei dove va? Ma sicuramente ci sarà una struttura privata. Quindi una persona deve pagare per poter usufruire di un diritto? No, sicuramente no. È sbagliato. Non è giusto, anche perché di tasse ne paghiamo abbastanza. Ecco, però se lei vuole abortire deve pagare una clinica privata, se no si attacca al cazzo. Anzi, al cazzo ci sei già attaccata. Se no non rimaneva incinta. Ma al cazzo ci siamo già attaccati prima, se non ci si attaccava, magari. Quindi, basta vedere anche soltanto, cioè abbiamo la prima donna politica al governo. Che cazzo vuole? E che cazzo vuole di più? Che cazzo vuole di più? Vuole anche la papessa adesso? Che cosa vuole? La papessa? Non ci sono donne al Vaticano. Magari c'era la possibilità che ci fosse anche una donna. Vuole tutte donne devono essere, tutte donne, gli uomini a lavorare, secondo lei? Sì. Questo è il suo mondo ideale. Un mondo di persone che 5 giorni al mese sono mestruate e rompono il cazzo a tutta la nazione. Questo è il suo mondo ideale. 5 giorni, permettici anche il preciclo, scusami. C'è il preciclo. Noi non siamo i coglioni almeno 15 giorni prima. Certo, considerando in più che. Vabbè, però. Alle 12 lei è già alcolizzata. Alcolizzata, alle 12 lei è già alcolizzata. Lei rompe il cazzo a 30 giorni su 30. Ma allora, pazza non lo so, alcolizzata può essere, sì, perché io bevo tanto con mio genero, io e lui che ci andiamo. Avete fatto colazione insieme stamattina, ci sente? No, purtroppo lui lavora, ho bevuto da sola stamattina. Però quando ci troviamo insieme ci diamo dentro mica da ridere. Brava, le direi rida su sto cazzo, ma ho paura che rimanga incinta di nuovo. Arrivederci. Andiamo da Ernesto da Brescia, vai, dita tua, vai Ernesto, vai. Che cazzo vuoi da me, intanto chi ti ha dato il mio numero? Buono.
Si faccia i cazzi suoi. È sbirro lei, è sbirro? Faccia di merda. No, tua madre è sbirro. Faccia di merda. Chi ti ha dato il mio numero? Si faccia i cazzi sto suoi. Sto lavorando, sto facendo il pane, sto lavorando. Le chiedo un attimo di pazienza che li conto. 1, 2, 12. Sono 19 i cazzi che me ne frega di cosa sta facendo lei. 19. Ha finito di insultare, ha finito di insultare. Bifolco. Sì, lei dice, dai, dai, che non c'è tempo da perdere. Dai. Bifolco, bifolco, bifolco. Ha una posizione. Ha una posizione in merito all'argomento del giorno o deve stare lì a fare gli sfilatini da infilarsi in culo? Tua madre si mette gli sfilatini in culo. Senti, vuoi dirmi, dai, Bifolco, vuoi dirmi la tua posizione in merito all'aborto della Costituzione francese o siamo qua ancora a parlare di cazzate, dai? Non dovevi nascere. Quindi fai schifo, sei la merda della merda. Bene, della quindi lei merda. È favorevole all'aborto in questa accezione? Sì, sono al tuo aborto, sì. E secondo te bruci in piazza, sì. Che ti legano a testa in giù in piazza. Certo. I pomodori, come le streghe, bastardo. E questo che cosa ha a che fare con l'aborto? Niente, è che tu devi morire. Le posso dire in tutta sincerità, in tutta franchezza, che sono favorevole all'aborto, ma contrario al parto anale. Così lei non sarebbe mai nato. Arrivederci. Parto anale, stronzo. Ciao. E chiudiamo con un gradito ritorno, uno dei nostri ospiti preferiti che mancava dalla zecca da quasi un anno. È con noi il Lupomane. Buongiorno Giuseppe. Come stai, Lupetto? Non ci sentiamo da un'eternità. Sì, sto bene, che gli impegni della vita voglio mi scassano i coglioni, ste cazzo di mogli qua. Quante ce n'hai, Lupetto? Ne ho un, ma come se ne ho 100, la mattina mi prende, mi tritura i coglioni, che vuole che devo fare i servizi, la spesa, ormai sono diventato uno zerbino per questa donna. Devi fare come me, Lupetto, celibe, trans e puttane. Sì. Celibe, trans e puttane. Ci vado pure, ecco. Puttane, ma i soldi sono pochi, gli aumenti sono arrivati pure alle puttane, voglio. Senti, caro Lupetto, oggi ti chiamo in causa per un argomento spinoso, perché la Francia ha appena messo nella Costituzione il diritto all'aborto, che cosa ne pensi? Il diritto all'aborto, beh, senti Giuseppe, io non sono contrario a questa cosa, perché una donna deve essere libera di fare quello che vuole, certo, del proprio corpo. Certo. Il problema non è la Francia. Non è la Francia. È il cazzo in culo dell'Italia nostra che non funziona, però, che siamo ancora indietro. Certo, però il cazzo in culo non ingravida, se non sbaglio. Io non sono ginecologo. No, quello no, oppure sai cosa devi fare, Giuseppe? Per evitare di ingravidare, oltre al preservativo, basta mettere un po' di cera, quella rossa, nel buco della capocchia. Capito? E non metto in gente nessuno. La cera lacca sul buco del glande, questo è il tuo suggerimento? Sì, perfetto, un po' di cera lacca, così pur che arriva lo spruzzo si ferma là, che come la pistola salta. Quindi la tua proposta è quella di inserire nella Costituzione italiana il diritto alla cera sul cazzo? Sì, un po' di cera sul cazzo, va benissimo, così evitiamo, però allo stesso tempo direi alla politica, sì. Cari politici, ecco. Rotti in culo che bravo, non siete altro. Bravo. Staccatevi un po' da sta cazzo di Vaticano qua, non vedete che c'è il Papa moderno? Fate un accordo sotto banco con Cicillo, fate un bel accordo e vedete che così riuscite anche voi a mettere nella Costituzione italiana il diritto all'aborto. Bravissimo, così Lupetto! Ognuno scopa si fa inculare e venire qua per cazzo e quando vuole. Sei un vate cazzo, sei il mio profeta, Lupetto, chiudiamo con il tuo slogan. Sempre, tiro filo, tiro spaga, tiro cazzo, catafred. È stato un bagno di gioia risentirti, Lupetto. Ciao, alla prossima. Bravo. Ciao. Che grande che è. A differenza di quello che scrive Mazzoli, voglio vedere se la pensi ancora così se uccidessero tuo figlio prima ancora che nasce. Ma che cazzo? Terminator. Ma che cazzo di discorso? Non è che vengono dal futuro con un canne mozze. Mettere al mondo un figlio è una grande responsabilità. Questo significa che da persona responsabile, se vai a letto con una donna o una donna va a letto con un uomo, se non c'è ancora un rapporto consolidato, forse è il caso di usare il preservativo. Perché mettere al mondo un figlio alla cazzo di cane, poi ti esce un Biden, ti esce un Fabio Alisei. No, ma il problema è che poi se non usi il preservativo, quando hai 20-25 anni, scrivi dei messaggi come questo. Vedi? Allora, c'era lacca nella punta del cazzo al padre di questo qua. Bravissimo! Tutto questo e ancora peggio è San Jimmy 2024, il festival che nessuno ci ha chiesto. Bravo. Paolino e Martin, magia della Turchia. Scambisti, equilibristi. Sono te, banale. Stefanina, la tromba. Passami la tromba. La tromba. Più lunga delle A.
altri. È vero o no? Ma perché non si poteva togliere il featuring? La solo di tromba. Non vorrei fare il complottista, non vorrei fare il complottista. No, stamattina mi ha chiamato un call center apposta per spiegarmi che il pezzo era più lungo. Dopo farà un calcolo, se c'è delle irregolarità verranno levati punti. Cosa è successo? È meglio il cane? Punti. C'è grande attesa per l'ospite di oggi. Non è vero. Sì, sì, perché è sponsorizzato da un'azienda che fa tinte per capelli. Ah, ma allora non è salsa di soia. No, pensavo che avesse messo la salsa di soia. Comunque è morto qualche anno fa, l'hanno sostituito, non può essere. Allora, lui è fisicatissimo. Sì. Bello come il suo, sembra un fucile così. C'ha un cazzo enorme, una roba, e tra l'altro che mostra anche con grande piacere sulla sua pagina Instagram. Fa leccare Instagram. Sì, la roba. Fa le foto col cazzo in evidenza e lo sguardo assente. Bellissimo, bellissimo. Sembra Beckham nella campagna di Armani. Però devo dire che io ho grandissima stima per questo uomo. Io no. Io sì, ho grande stima, mi fa molto ridere, secondo me è il numero uno del mondo. È un pagliaccio. Ma anche sul posto di lavoro ci ha stupito pesantemente. Però c'è prima la presentazione qui al festival, lo sapete, le cose vanno fatte in un certo modo. Attendiamo, facciamo parlare la bellissima Lucilla. Buongiorno a tutti. Allora, la quarta giornata di Festival di San Gimmi vede protagonista un giudice di qualità che è anche un vecchio. Volevo dire, scusate, un vecchio amico dello Zoli 105. Sbagliato a leggere. Quante cose vorremmo chiedere al giurato di oggi? Quante curiosità sulla sua carriera? Ma gliene chiederemo solo una. Quando cazzo esce sto programma che hai fatto con Mazzoli e Paolo Noi? Vogliamo mandarlo in onda prima che muoiano i concorrenti? Non lo so. Finto esperto di musica, vero intenditore di mosca. Ecco a voi il giudice di qualità del quarto giorno del Festival di San Gimmi 2024, Enrico Papi. E allora! Ciao Henry. Salve ragazzi, come state? Salve regina. Veramente, guarda, una bella presentazione, fantastica, devo dire. Grazie. Ma sul vecchio mi sono un po' irrigidito. Vecchio amico. La domanda è sempre quella, comunque, Enrico. Dimmi. Perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori. Se state a Roma, ci hanno visto con personaggi. Ore e ore di lavoro. Quando cazzo esce questo programma su Italia 1? E lasciamo questa domanda così nella nell'etere. Dai, ecco. Ascolta, non esagerare. Mi sto cazzando. Mi sto nervosendo. Dato che sei un pezzo di me. Metallo, quanto è forte, Enrico. È bello, però è bello. Il programma è bello. Molto bello, molto bello. L'ho già detto più volte, cioè vedere Enrico all'opera è veramente uno spettacolo. Sì, sei un grande professionista, incredibilmente. No, mi ringrazio. Ma serio poi, perché uno pensa, ma sì, questo qua è un cazzone. Invece no, cazzo, proprio preciso. Poi invece lo conosci. No, io e Paolo abbiamo fatto di tutto per metterlo a disagio, invece lui è riuscito comunque a raddrizzare il tiro e a portare a casa. Ma è un cazziatone, perché Fabio dovrai vederla, poi te la racconteremo. Quando ci ha cazzato l'ha fatto col sorriso. Pezzi di merda. Perché paga lui. Sì. Sì, è vero, col sorriso. Mi avete rotto il cazzo. Vi mando via calci nel culo, basta. Ok, ma sicuro che non avesse abusato di Popper, che magari il controllo. No. Comunque ha dovuto rimontare alcuni pezzi. Chissà perché. Perché i beep non potevamo metterli. E però è venuto molto bene. Quindi loro e Paolo sono stati fantastici. Io e Paolo non ci siamo quindi nel programma. È quello il problema. No, se hai levato le parolacce, hai levato i beep, non ci siamo. Siamo due statuine ferme. Un po' il primo giorno siamo andati forti. Forti. Enrico, ti sei fatto un'idea, immagino. Sì, ho studiato. Ma serio? No, giuro. Tutte? Giuro, l'ho sentite tutte. Sì. Ok. E ho la classifica. Allora, prima una considerazione generale su questo festival, perché poi le votazioni hanno uno spazio apposito nella nostra scaletta. Prima dobbiamo farti una piccola sorpresa, sai. Okay. Però una considerazione generale su questi 15 brani che hai ascoltato. Da professionista... Sto alzando il volume qua perché volevo sentire bene quello che dicevi. Vabbè, da uno che ascolta le canzoni. No, dai, è anche musicista. Beh, sì. Ma perché? Sei musicista. Ma tu non avevi da fare? Chiama a casa, c'è il gas. C'ho il cane qua, ho provato il cane apposta. Dicevi? No, stavo dicendo una considerazione così generale un po' sulle canzoni che hai sentito, sulla qualità. Allora, guarda, sono onesto. Sì, sono onesto. Certo. Allora, mi avete mandato il link, le ho sentite tutte. Sì. Tutte. Sei l'unico fino ad oggi. Veramente? Sì. Ma io le ho sentite tutte. Vessicchio le sentite sei. Poi non è vero. Poi si è rotto il cazzo. Ma non è vero. Rotti coglioni. Ma non è vero. Veramente. Vabbè, le sentite tutte. Le ho sentite tutte. Allora, in generale sono tutte sulla stessa linea, cioè nel senso non ce n'è una che prevale troppo sull'altra, quindi sono abbastanza, quindi anche nella classifica ho dovuto tener conto di questo. Okay. Degli amici. Ci sono, però l'unica cosa che ho notato e che non ho capito perché, non so se è voluta, ci sono plagi ovunque. Cioè, è voluta. Sì, okay. Sì. Ci sono citazioni ovunque ed è voluto. Sì. Ok. Qualitativamente però. Qualitativamente è molto alta.
potremmo andare che... al festival quell'altro, quello un po' più... No, quello no ancora. Dobbiamo un po' lavorare sui testi. Vabbè, ma poca più roba. Rime, giusto, più rime. Sì, ti spiego, io ho avuto una disquisizione con il nostro grande capo, quello della nostra radio, il bellissimo Salva Lender, e gli ho detto, ma scusa, ma perché non ci mandi in diretta anche in TV? Mi fa... Marco, perdonami, hai letto i testi delle canzoni? Ho detto sì, mi sembra. Mi fa, ma secondo te io posso mandare in diretta televisiva i testi di quelle canzoni? Ci ho riflettuto un po', effettivamente. No, frappè col culo, dai. Frappè di cioccolato. Comunque parla di alimentazione. Beh, però, sì, scusa, però, complottista non c'è niente dentro. No, complottista no. Anche dei pesci non c'è niente. Anzi, no, forse è la più pulita. La più pulita. C'è Paolo che ha fatto fanculo e 2000, già dal titolo. Tanto rischio, vabbè, tanto onore. Però fanculo, cioè nel senso. Complottista è l'unico volgare Rovazzi, pensa, che di solito è quello che si trattiene. Però questo è il festival un po' del magheggio, della porcheria, te ne sarai accorto. Per questo sei ospite. Io volevo anche dire una cosa, non so se la posso dire. Prego, perché certo. Non so se posso. Prego, dottore, no, prego. Nel senso. Che allora, fai? A me oggi hanno fatto... No, nel senso, io lo voglio dire, non so se siamo in diretta radio, perché è un po'... Anche TV, sì. Allora, innanzitutto non so perché c'era scritto Fratelli Fumagazzi. Ora, questo io non so. È arrivata una busta. Una busta. Busta. Ma c'è anche una firma. C'è scritto con affetto Marco Mazzoli. Ma me li fanno firmare tu prima. Io. Con affetto. Che schifo. Vorrei far vedere. È la tua firma. Me l'hai fatta firmare tu. No, è la firma di Marco Mazzoli. Enrico, te lo giuro, è venuto stamattina. Dentro ci sono 0 euro. No, c'è la fresca Fumagazzi, i Fratelli Fumagazzi volevano corromperlo per farti votare. No, e c'è la tua firma. Ma no, scusa Paolo, sono 0 0 0. No, quella è la fresca. Non solo. Mi è arrivata sul telefonino una classifica già precompilata. Da chi, scusa? Non so, la firma era uguale. Mi hai mandato una classifica? Io non lo so. Poi ho ricevuto questi. Scusa. Allora, Enrico. Dai. Allora, un attimo. Enrico. Ma, questa però è una violazione della sua privacy. Enrico Pappi. L'ultimo messaggio che gli ho mandato è quello con scritto messaggio cancellato. No, non è vero. Ti credo, Marco. Però il denaro è lì. Mi scusi. Io sono raggirone dell'ufficio Truffe Raggiri. Posso contare? Conto. Queste sono. Occhio, conta. Guarda, io sono abituato a maneggiare. Queste sono zero. 30. Zero. E queste sono 30 banconote da 0 euro. Sono ben 60 banconote da 0 euro. Io non mi faccio corrompere. 60 per 0 fa 600.000. 600.000 a zero, però. Comunque, io non mi faccio corrompere. Va bene. Perfetto. Poi, scusami, alla fine non vorrei mettere carne sul fuoco. Anche perché sei vegetariano. Esatto, ma io e Paolo insomma faremo parte di questo tuo grande progetto televisivo. Che fai? Che quando andrai in onda vedremo come eravamo giovani. Cioè, cosa fai? Fai perdere ai tuoi due amici. Ragazzi, Enrico. Però che schifo, in diretta no. Ma poi scusa, facciamolo dopo. Ma poi noi siamo amici da tanti anni, Enrico. Ma Enrico, grazie, ma quanto bene ti voglio, Enrico. Stai sereno. Tu hai scherzato, ma guarda che lui se lo porta via l'orologio. Lo conosco l'infame. La classifica l'ha già fatta. La classifica è un attimo. Che lui possa banfare. Comunque abbiamo come sempre preparato uno scherzino. Ti abbiamo rubato la voce e abbiamo fatto delle telefonate. Ragazzi, l'altra volta mi avete rovinato. Allora, guarda, quella con Pier Silvio è bellissima. Prego Pippo, andiamo, va. Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta. Che cazzo presenta? Le avventure di quel pazzo mentale di Enrico Pappi. Ricorda che le voci non sono mie, ma dell'intelligenza artificiale. Ricordo che le voci utilizzate per questo scherzo sono quelle di Enrico Pappi. Sarete denunciati tutti. Ma no. Benvenuto in Laika Mobile. La sua chiamata è stata trasferita al servizio automatizzato messaggi vocali. Sì. Al termine può riagganciare o premere 1 per ulteriori opzioni. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Io amo tantissimo farmi tirare i pugni nelle palle. Anche schiaffetti belli forti. Ciao, chiamami. No. Ciao, come stai? Ti disturbo? No, dimmi. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Ciao, bene. Tutto bene? Sì. A piacere. Ciao, volevo passare da te. A che ora posso passare? Tra 20 minuti. Se vuoi posso venire anche adesso. 20 minuti, va bene? Ok. Ma ti posso fare una domanda? Quindi. Io amo tantissimo farmi tirare i pugni nelle palle. Ragazzi. Ok, perfetto. Ma dai! Okay. Anche schiaffetti belli forti. Ok, va bene. Quanto mi vieni a costare per 2 ore di scopata potente?
faccio da 70, poi quando sei qua ci mettiamo d'accordo per quello 70. Che vuoi fare. Ok, va bene. Va bene? 70 ok, ciao. Forse 70 li trovo, aspetta. Ammazza. L'ho trovato. Pronto? Ciao, come stai? Ti disturbo? No. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Bene. Ciao, dai, volevo passare ragazzi. Da te. A che ora posso passare? Dimmi tu. Se vuoi posso venire anche adesso. Sì. Ok, ti posso fare una domanda? Sì. Io amo tantissimo farmi tirare i pugni nelle palle. Anche schiaffetti belli forti. Quindi ne parliamo, ok? Okay. Lo prendi nel di dietro? Cosa? Lo prendi nel culo? Amore, tu vieni e parliamo. Ok, quanto mi vieni a costare per due ore di scopata potente? Che maglia! Sul potente ha mollato. Ma questa dove l'avete, scusate? Sono Enrico Papi. Ciao, volevo passare da te. A che ora posso passare? Tra 40 minuti ti va bene? Sì, se vuoi posso venire anche adesso. No, no. Mezz'oretta. Okay. Ok, ti posso fare una domanda? Dimmi. Io amo tantissimo farmi tirare i pugni nelle palle. Vabbè, anche schiaffetti belli forti. Ok. Ok. Quanto mi vieni a costare per due ore di scopata potente? Una ora 150, due ore 300. Porca puttana, se costi. Mi piace, ti cerco in giro che ti trovi con questo che costa di meno, ok? Ecco, una 70. Ti fai fare anche il buona serata. Ok, non ti fai fare il ti ha spanculato. Taccagno, eh? Adesso chiamerà un bel maschione con no! le tette. No! Bello grosso, no! Alto due metri, tutto muscoloso, con un tronco infinito. No, dai. Wender ha scelto il più dotato nel sito di maialone impestate e selvaggio. Pronto? Ecco. Ciao, come stai? Ti disturbo? No, dimmi pure. Sono Enrico Papi, il conduttore televisivo. Come stai? Bene. Ciao, volevo passare da te. A che ora posso passare? Anche adesso, sono appena arrivata. Se vuoi posso venire anche adesso. Sì, sì, sono libera. Sono all'inizio del 3. Quanto ce l'hai, grosso? Come in foto, tesoro. Se hai visto, penso che non hai bisogno di chiedere. Ce l'hai pure nella iscrizione. Ok, a me piace bello duro, duro come il marmo. Dimmi per quanto arrivi. Va bene. Io amo tantissimo farmi tirare i pugni nelle palle. Ma fa quanto arrivi, non mi piace perdere tempo il telefono. Ok, ti posso fare una domanda? Sì. Ti fai fare anche il c***o? Non vedo alternative. Porca miseria, mi sono perso l'appuntamento con il trans. Oddio mio. E pensate che sono tutte e tre frasi. Sì, allora, aspetta, ragazzi. Abbiamo dovuto togliere quella che rispondeva: ciao Enrico! Quella l'abbiamo tolta, ma per rispetto alla tua famiglia. Come stai? Ancora come tu? Ancora? Dopo diamo i numeri. Sei in anticipo. Comunque vi ringrazio, veramente molto. Veramente bello scherzo. Un bel regalo. Sì, ma gli schiaffetti, poi vabbè, andiamo avanti. Uno schiaffetto. Comunque, posso dire il video che c'hai bellissimo? Perché ma quale? Quello bello che ti ho mandato è stupendo. Non so di che parli. Non ti sei accorto. Ma non so di che cosa di Dindon Dan. Ma smettila, ma non può essere argomento. È bellissimo, è un video. Sì, è arte. Ancora sul suo Instagram. Dai, c'è ancora. Adesso lo tolgo. Il pendolo. Dai! Me l'ha mandato, tra l'altro, Elisabetta Canalis dicendomi: guarda che fucile che c'è. Dai! A lei lo ha dato la CIA, tra l'altro. Stranissimo. Perché sono venuto io? Tra l'altro, io vi devo rivelare una cosa. Perché sono venuto? Dite. Henry, quando hai fatto la cena di chiusura della puntata del format che abbiamo registrato, io ero seduto nel tavolo quello dei poveri, no? Sì. Non vuoi che champagne e cose, no? Acqua frizzante, porcheria. A un certo punto mi giro, vedo Elisabetta al telefono, ma non volevo sbirciare per sbaglio. A un certo punto vedo un cazzo che usciva dal telefono. Madonna. Poi a un certo punto le si è alzata, vabbè, io vado che mi sta aspettando il mio ragazzo. Mi sono sentito sbagliato per settimane, dovevo raccontarvela sta cosa. Paolo, non hai capito. Che gli ha fatto vedere che c'aveva la scena. Era pronto. Novembre, stava facendo l'albero di Natale. Ma sì, ma sicuro. Io ho detto, pare che bella attivista per le foche. No. Ma c'era il lancio sulla luna, ma non c'era il lancio sulla luna da Cape Canaveral. SpaceX. Senti Enrico, dobbiamo ascoltare ancora tre canzoni in gara, sì. Poi siamo pronti per le tue votazioni. Ah, posso cambiare la classifica? Certo. L'orologio... Se posso cambiare, vediamo. Benissimo, intanto sentiamo Embrake, Noise e Senza Glutine. Oggi non taglio, giuro. Festival di San Jimmy 2024. Break, 1 ora e 20.
Boys, Fanculo ai 2000. Senza glutine, Pippo. Pippo, Pippo Franco, Pippo Baudo. Allora, non l'ho interrotta, non l'ho interrotta. Però scrivono gli ascoltatori: Vessicchio, Papi, sta diventando un festival serio. Con Papi! Senti, posso dire una cosa? Hai tagliato il mio ritornello. È vero, questo è un complotto. Questo è un complotto. Anch'io, ma no, non è, era strofa al ritornello. Non è un complotto. Comunque hai fatto bene, ma è meglio tagliare quando bisogna andare avanti. Io sono stato andare avanti. Equo con tutti, un minuto a tutti. Ma dovevo dare una certa. È giusto. No, è giusto. No, il direttore ti aveva detto strofa al ritornello. Ma non quella era coglioni. Strofa al ritornello. Non c'era ritornello. Allora, scusi, propongo un bonus di 30 punti a Palmieri per la furbata. Bravo, bravo. Vede. Mi tocca farlo. Sì. Le do 30 punti bonus. Allora, attenzione. Aspetta un attimo, prego, perché devo dire una cosa, prego. Perché comunque state vincendo tutti. In perché che senso? La vince playlist, l'amore comunque. Vince l'amore, vince la musica, la playlist di ufficiale di Spotify, sì. Cioè del festival di San Gimmi, 500.000 stream. Standing ovation. Cazzo! Avete fatto bene a non chiedercelo. Beh, mi disse qualcuno, non faccio nomi, prima che iniziassimo questa kermesse, a cui abbiamo chiesto, possiamo fare questo? Ma va, 2.000 persone. Era già successo. Aspetta, è la stessa persona che quando ha detto no, vorremmo fare, nessuno ve l'ha chiesto. Esatto, sì, sempre sì. Quella, sempre quella. Chissà se i 60 euro forfettari che ci hanno dato basteranno a coprire non lo tutti so. Gli introiti. Non lo so, l'ordine, non lo so. Siamo solo giovedì. Enrico Papi, ora hai una grande responsabilità. Okay, okay. Hai una grande responsabilità perché adesso tu dovrai dare i tuoi giudizi e fare la tua personale classifica. Dal fondo, parti da fondo. Ricordati allora, sempre, Enrico, che io e te siamo molto amici. Ok, ricordatelo, allora, ti voglio molto bene. Io la classifica l'ho pensata bene. Sì, ma non agitare le banconote, perché già la gente vede il cappello con scritto Miami e dice. Tra l'altro, ringraziamo i fratelli Fumagazzi per aver stampato migliaia e migliaia di fresca. Zero. Vale zero. Per i quali sono finiti in carcere. Facciamo un applauso. Esatto. Attenzione, concentriamoci. Allora, voglio fare una cosa. Ho diviso la classifica in due. Sì. Bello. Belli e brutti. Wow. Originali. E vi spiego perché. Okay. Perché hai lavorato un giorno in vita tua. Sì. Ho dovuto per forza dividerla. Certo. Allora, adesso io vado nella seconda parte della classifica. Sì. Ho fatto così. Le prime sette, che secondo me sono, diciamo, le più valide. Interessanti, okay. Le più valide. Ok. Okay. Di cui una in particolare potrebbe essere anche una canzone che potrebbe, vera, andare alla radio, okay, tranquillamente. Una hit. Okay. Una hit potrebbe, okay, essere. Ok. E poi ho diviso dall'ottava in poi, quindi, sì, per arrivare alla quindicesima. Quindi, sì, che sono, tra virgolette, quelle che mi sono piaciute meno. Però, come dicevo prima, sono tutte quasi allo stesso livello. Non c'è una. Ma poi venerdì, okay, interroga. E poi interroga. Allora, partiamo dall'ultima? Sì, partiamo dall'ultima. Cioè, quella che ti fa cagare. Quella che ti fa cagare. No, partiamo dall'ottava. L'ottava. Allora. L'ottava è Drogati di meno. Aia. Che è di quelle meno valide. Perché. Vi spiego perché. Perché basta. Allora, è partita con il sapore di Dragon Ball. Io ho detto, sì, va bene, c'è un po' di Dragon Ball. Quando è entrato Darjean D'Amico, ho capito che non c'era più storia. Quindi, sì, anche il testo, diciamo che ci hanno messo impegno. Sì. Però, ottava. Non, ottava. Non, okay, ottava. Ottava. Posso ospite del giorno? È un Bruco Gianluco che non ce l'ha fatta. Che non ce l'ha fatta. Mi piace, mi piace, collega. Molto bello. La nona. Nona posizione. C'è troppo testo, vi dico. C'è troppo testo dentro per quello. Esagerato il testo, che, sì, ha ansia, prevalso. Come la trasmissione, uguale. Non ho soldi. Non ho soldi. Aia, Pippo Palmieri. Incredibile, grazie. Una merda di Pippo Palmieri. Ha fatto la scenettina. Allora, perché il testo era troppo, era esagerato. Sai quando dice troppa trama? Era, sì, troppo. Ah, ok, perfetto. E poi devo dire che c'è un così, mi ha ricordato a un certo punto Salvi, cioè da spostare una macchina. È vero. Che a un certo momento mi è entrato Salvi, e però non è male, però purtroppo più della nona posizione. Bravo, non, Enrico, sono d'accordo. Non potevo dare, non potevo dare. Grazie, attenzione, grazie. Decima. Questa canzone l'ho dovuta sentire 2-3 volte. Accidenti. Ma quanto tempo? Perché non capivo. Non ho un cazzo da fare, Enrico. Bello. Chi stava cantando, cantava dal citofono di casa. Cioè, se stava parlando al citofono. Aia. Malgrado le sonorità iniziali. Così orientaleggiante. Ma che ansia fa venire? Sì, è bravo. E questa voce che proveniva dal citofono. Sì, di chi era?
alla decima posizione, Paremizio. Questa ma lì sai, non hanno i mezzi che abbiamo noi. Non è un garantismo. Però anche la voce veniva un po' troppo da lontano. Quindi la stavo risentendo perché l'ha cantata ci fosse... con Nokia. Ah, ecco. Okay. Undicesima. Su questa canzone devo però dire che l'avevo messa in ultima posizione. Ma a un certo momento, ascoltando il ritornello bene, ho pensato che fosse un segno del destino. Che doveva salire. Sei arrabbiato anche tu. Io vorrei scoparmi. Perché a un certo momento mi sono sentito in una chiesa. Sì, perché nel ritornello c'è stato una nota, un passaggio, che era proprio un passaggio che poi, se lo sentiamo bene e se lo risentite, era proprio la chiusura di una canzone proprio da chiesa. Okay. Ho capito. Stiamo parlando di... Attenzione. Aspettate che... Adesso sappiamo il codice del suo telefono. Attenzione. Tutti, cambialo dopo meglio. E dilla però. La stavo mettendo in ultima posizione, anche perché in una canzone inserire... Cucciolone mio è criminoso e criminale. Hai ragione. Sì. E poi invece l'ho dovuta mettere in undicesima ed è Amore nell'aria. C'è un po' di Osanna lì dentro. Oh, scrivono... Quando fa Amore nell'aria è proprio alleluia. Sì, lì l'ho dovuta portare in undicesima posizione. Enrico, scrivono chiamatelo coglione, ma Papi è stato quello che ha dato più spiegazioni di tutti. Ma io lo sto meglio di Vessicchio, però chiamiamolo coglione. Vai coglione, andiamo. No. Ha detto l'ascoltatore. Ora, dodicesima posizione. Sì. Un facilissimo giro musicale, ragazzi. Questo è veramente facile, elementare. Cosa fai tu che non hai capito di cosa sta parlando? Ma io lo interpreto. Zitto. E vi ricordate i film, quelli di Natale? Natale a Cortina, Natale. Poteva essere una colonna sonora di uno di quei film, ma purtroppo rimane in dodicesima posizione. Che ansia, cazzo. Un'ora e venti. Ragazzi, troppo facile il giro musicale. Hai ragione. È un poco impegno. E poi aveva questo sound veramente da colonna musicale. Dei filmetti anni 80. È anche un po' molto Sì, un po' banzina. Un po' banzina. Cantata da quelle Ma anche insomma. Che Cozzalone ha ripreso quel mondo. Però poi ha fatto i miliardi invece. Papi numero uno sembra quasi un programma serio. Leo da San Giuliano. Attenzione. Tredicesima posizione. Quando l'ho ascoltata, ho pensato, sta per partire il cartone animato. Ho aspettato il cartone animato. Ma niente. Ma il cartone non è mai arrivato. Non è partato. E quindi, in tredicesima posizione. Ride o paura. Equilibristi. 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 Ora attenzione, perché la canzone che sto per nominare al quattordicesimo posto è proprio non pervenuta. Inascoltabile per quanto molto mi riguarda, e mi è successa una cosa strana che mi si è impallato Spotify di una volta. Cercavo di bloccarla. Quindi questa è l'unica canzone che non hai sentito fino in fondo. No, l'ho sentita tutta, che però ragazzi è non pervenuta. Ed è in penultima posizione. Non pervenuta. Paura. Ludopatia. Grande! Sì, godo! Madonna Enrico, mi stai facendo venire un cazzo così! Così mi viene il cazzo! Perché non pervenuto! Bravo, hai ragione! O lo ami o lo odi, è così! Ma noi abbiamo già scelto! Io voglio sapere chi è l'ultimo! Aspetta, vorrei fare così adesso. L'ultima non la vorrei dire, vorrei andare alle prime, poi vi dico l'ultima. Dalla 7 in su, ok. Allora, però noi aggiungiamo ulteriore suspense. L'ultima, ve lo dico, è veramente... Una merda! No, però... Vi spiegherò perché è ultima! Va bene, perché ha delle cose che non... Un po' fortina! Nemmeno per quel... Non è quello. Dopo. Noi possiamo aggiungere un po' di suspense perché ora dobbiamo andare in pubblicità. Torniamo dopo con la sua. Le prime 8 e l'ultima. No, Pippo dice di andare. Uno ha scritto: dai, Papi, cazzo, muoviti, che devo scaricare il camion. È bravo, sto bastardo. Sì. E allora vai alla 7. Vai. Allora, una donna scrive: Papi, tra arrapamento e ansia, è bravissimo. Debora, allora non posso andare con la settima. Devo andare un po'. Random. Vai random. Va bene, però allora, poi dici anche la posizione. Sì. Ok. Allora. Sì.
Vi do il quinto posto. Sì, dai, benissimo, dai. Madonna, che ansia. Cazzo, bravo, belle, belle sonorità. Quindi sì, parliamo di tutte queste canzoni, sono tutte belle. Nel tutte senso, belle. Questa belle, bellissime sonorità. Intense. Parte con un pianoforte che... Aia. Con questo piano, questo accordo che se lo prendono i ricchi e poveri, secondo me è proprio una delle canzoni dei ricchi e poveri. Ora con questa canzone sotto non mi viene comunque. Quando parte mi sembrava che entrasse questa canzone dei ricchi e poveri, però è una bella sonorità. Perché dopo dei ricchi e poveri andiamo verso proprio gli acidi delle tre del mattino. Sì. E quindi mi parte dei ricchi e poveri che sono un po' degli acidi nella musica, no? E si arriva alla quinta posizione. E in quinta posizione sì, abbiamo Magia dalla Turchia. Sono comunque in alto rispetto al prodotto, quindi è tanta roba. Sì. Ora andiamo alla sesta posizione. Sesta posizione. Torniamo in giù. Qui l'inizio è epico. Parte con un bell'inizio. A un certo momento, però, mi entra nada. Dichiarata. E poi però non dichiarato, ma invece mi ricorda quando io ero fanciullo, Alberto Camerini, ve lo ricordate? A un certo momento mi è tornato nella memoria Alberto Camerini. Io ero talmente coatto quando ero giovane che giravo con uno stereo, un mio amico così, con perché Alberto Camerini a palla. Non sei cambiato, a Miami lo fai ancora. È vero, a petto nudo. Immagino che poco più avanti tu sia inciampato anche in un Gianni Togni. Sulla fine. Vai, Harry, vai. Quindi in sesta posizione, meritatamente. Call Center. Questo ti alza di classifica, amico. Attenzione. Dipende, perché manca la 7, la 4, la 3, la 2, manca la 1, la 2, la 3, la 4 e la 7. Allora, poi l'ultima. Io terrei quest'ansia. Bravo. Andrei in pubblicità. Andiamo. Poi rientriamo e ci dai le ultime posizioni. Va bene. È troppo bravo. Bravo, Enrico. Posso farti un boccaciccio? Così, ma proprio. Credo che non San Jimmy 2024. 15 canzoni fottutamente pazzesche. 5 big che hanno accettato di giudicare la gara. E nessuno si spiega perché abbiano accettato. E tanta, tantissima scorrettezza e spregevole condotta. Festival di San Jimmy 2024. E ricordate, nessuno ce l'ha chiesto. Ruggero dei Timidi, L'amore nell'aria. Aria. Sabrina Bambi, I 10 scomandamenti. Questi sono i 10 scomandamenti. Fra Prosdocheton, Ludopatia stellare. Il motivo per cui facciamo musica è solo per la fica. Devo dire che Enrico Papi ha veramente acceso. Stai spaccando, bravo. Sì, sì, ha acceso la faida, l'odio, l'amore. Arrivano messaggi anche sulla chat nostra interna di San Jimmy. Mia moglie ha l'ansia, ma allora, Steffi Noyes, la moglie di Paolo. Che ansia! Stupendo, Papi, bravissimo. Poi Francesco Maggioni, che è quello fra costò che scazzi in cui. Papi merda, col cazzo che ti porto i soldi la prossima volta. Segue Johnny, mitico Papi comunque. Poi un altro dice: al di là dell'ottavo posto, che venga fulminato male. Gli ascoltatori da casa. Allora, Papi non capisce un cazzo di musica. I Depeche e i Strafocazzo sono i numeri uno. Uno ha scritto che sta perdendo il dentista per quello. L'ansia che ha fatto venire Papi non l'ho sentita neanche ai rigori dei mondiali del 2006. Allora, dobbiamo scoprire ancora la quarta, la terza, la seconda, la prima posizione, poi la l'ottava, la settima, scusa, la quindicesima. Vai! Allora, bisogna ricordare. Rientriamo con l'atmosfera. Allora, bisogna ricordare che ho diviso in due la classifica. Sì. Quindi tra poco vi dirò chi è l'ultima. Ok, che è la 15. E poi abbiamo l'ultima delle prime sette. Ok, allora. Ok. Ora vi dico in quarta posizione. Perfetto. Che ansia. Anche se questa canzone apparentemente può sembrare ripetitiva. Sì, sì. Invece è incalzante. È vero. È vero. Tira dentro. Ti tira dentro. Ti trasporta dentro. Sì, sì. Ti porta in un'atmosfera, come dire. Ti porta anche dei ricordi, vero? No! Troppi ricordi, troppi ricordi. Ti porta in un'atmosfera che è sempre molto, molto alta, però. Quindi non si scende mai. E quando si è ripetitivi in musica e non si scende mai, va benissimo. E quindi in quarta posizione, meritatamente, abbiamo Pippo. Pippo! Senza glutine. Senza glutine, Wender e Lucilla. Pippo senza glutine. Ora attenzione.
Aia. Vi devo dire la terza posizione. Terza posizione. Sì. Allora vi dirò che sulle prime tre farò pochissimi commenti. Benissimo. Come in questo caso. Mm. E quindi, senza fare commenti, sì, in terza posizione. Aiuto. Meritatamente. Sì. Aia. I 10 scomandamenti. Bravo, bravo, bravo. E vi spiego perché, ma brevemente. Sì. 10 scomandamenti. Perché questa ragazza che canta, che tra l'altro io ho anche utilizzato per una candid camera, Sabrina, che ho scoperto, Sabrina, Sabrina, ha una bellissima voce, sì, e la canzone non è male, quindi merita la terza, vabbè, posizione. Poi c'è il nano nel video, non so, no, se l'hai visto. Non l'ho visto il video. Dai, maestro, non l'ho visto. Ora mi rimane. È uguale. La prima, la, sì, seconda, la seconda, la settima, sì, e la quinta, e l'ultima. Sì, okay. Ditemi voi qual, settima, è la settima, la settima, 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 settima. Porca troia. No, vi dico la seconda. La seconda, va bene. Dai, dai. La seconda posizione è stata meritata per un intervento che è stato decisivo per questa canzone. Okay. Okay. Che l'ha, come dire, alzata di livello. Sì. Ah, abbiamo capito. E quindi, in seconda posizione, grazie anche all'intervento di Jack La Furia, la tromba. La tromba. Ah, Jack La Calma, Jack, grande, La Calma, Jack La Calma. Grande. Però è Jack La Furia, ragazzi. Grande. E mi ha anche stupito Stefania, perché devo dire non immaginavo, però Jake ha dato e poi anche una mano alla cintura, lì quella citazione mi ha subito quindi seconda riportato. Posizione. Seconda posizione. Quindi mi rimane la prima, sì, a questo punto, la settima e l'ultima. È l'ultima. Che troia! In ultima, la sua e chi manca? Quindi rimane. E i golosi. E i golosi. Sì. Mi rimane. Fanculo 2000. Sì. Sì. Complottista. Complottista. Sì. E frappè al cioccolato. Già. Sì. Cazzo, ti è piaciuta allora? Ah no, forse no. In ultima posizione. Sì. Sia per il testo che considererei indecente. Un per una chitarra stire falò buttata via. Sì. E sembrava scritta per un comico di Zelig. Sì. Ultima posizione meritata, frappè al cioccolato. Grande. Grande. Oh, ed ora mi rimangono come i due. Ora mi rimangono i come due. Mi sembra di essere all'isola. L'ho già vista questa. C'era Enrico. Ovviamente, tra dicendovi la settima. La settima. Si sa che è la prima. Posso dire che comunque ci sia pace nel mondo. Sì, 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 sì. Io ho paura perché il mio featuring potrebbe. No, la tua essere... mano so dove state. È meglio la spalla. Allora, due colonne importanti di questa trasmissione che si sono cimentate in questo festival. Sì. Cavolo, uno è settimo e uno è primo, eh? Sì. Uno di loro è settimo, però è ultimo del, diciamo, la classifica, sì, dei belli. Delle preferite, diviso, delle belle. Sì. Mi hanno colpito tutte e due le canzoni, no, ma una di più. Ma una ha prevalso, perché tra le due, se io dovessi scegliere e puntare su una canzone tra queste sentite, come se fosse una hit da per lanciare, per lanciarla come hit, ok, che cazzo. Aia. Per farla ascoltare in radio. Aia. Delle due una prevale. Sì. Settima posizione. Per un esperimento partito bene, ma a mio avviso non riuscito. Aia. Per colpa di un testo troppo banale, banale. E scontato. Aia. Per aver giocato su rime scontatissime, come figli e grilli, settima posizione, no, per complottista, no, no, prima, no, posizione, no, per fanculo 2000. Sei, e io pensavo, sei, scusa, la rima scontata lì era figa, pensavo. Sì. Non è mai scontata la rima su quella cosa là. Quindi la classifica è cambiata. Colleghiamoci subito con la sala stampa, Gianni. Allora, eccoci. Aiuto. Qui terremoto, terremoto, terremoto. Bastardo di merda. Amici, amici, vorrei non sapere quello che so. Scusa, fanculo Valeria. Fanculo Valeria. Io devo dire che ho perso 10 anni di vita grazie, sì, per colpa di Enrico. Degli però... 8 che te ne rimangono, tra l'altro, quindi facendo... sei morto 2 anni posso fa. Posso toccarmi un attimo? Non certo. Vedete le mani per un secondo, ecco. Che cosa sai, Gianni? Allora, amici, vorrei non sapere quello che so, ma purtroppo lo so. Fra qualche istante condividerò con voi il peso della mia conoscenza. Ok. Ma prima un sorriso ammiccante in camera per le mie tardone all'ascolto. Ma chi? Ma chi?
click, vi amo vecchie zoccolette. È superfluo ricordare che siete collegati con la nuova, ridente, celestiale sala stampa del Festival di San Jimmy per scoprire la classifica finale del quarto giorno della nostra rutilante kermesse. Età hanno le tue followers? La più piccina a 82, penso che buono. Perderai fra 5 anni tutte. Sono decomposti alcune, così, perché lo sappiamo. Ha lasciato il like perché non potevano togliere. È caduto il dito. Non vedranno il vostro programma con Enrico, secondo me. Vediamo dunque, al netto di malefatte ruberie, chi e come in perfetta tradizione sangimmesca scipperà all'ultimo minuto la vittoria ai Depeche, leader della contesa da 3 giorni consecutivi. E leggiamo. Numero 15, frappè al cioccolato, i golosi. Numero 14, 1:20, imbriaca. Numero 13, l'amore è nell'aria, Ruggero dei timidi. Numero 12, equilibristi, the scambisti. Saliti. Numero 11, pare mi zio, bello dentro. Sceso. Numero 10, Pippo, ascolta, non ho soldi condanti, Pippo Palmieri. Bravo, te lo meriti, bastardo. Numero 9, Pippo senza glutine. Salito. Numero 8, i 10 scomandamenti, Sabrina Bambi. Sì. Numero 7, magia della Turchia. Paolino e Martin. Sono scesi. Numero 6, la tromba. No. Stefanina featuring Jack La Calma. Numero 5, Fraprosdocketon, Ludopatia Stellare. Numero 4, Fanculo al 2000, Paolo Noyes, Paps e DJ Ross. Aia. Il podio. Sì. Non ho la maestria di Papi. Però Number 3. Sei più bello, però. No, Enrico, perdono. L'ho pagato. Number 3, complottista, Marco Mazzoli. Adesso ancora un posizione. Medaglia d'argento, numero 2. Drogati di meno, Johnny Mele, Scarre, Manfred, Call Center numero 1, il Depeche! Ed è il primo trionfo! Quattro giorni di fila! È un trionfo consecutivo! È una quaresima, Gesù! Sei ti forte. Sto venendo a prendere! Non ci credi! Guarda, dopo tanto calore freddo e asciutto come un pannolino nella confezione, vi dico che manca solo un giorno al termine della gara. E come abbiamo visto, tutto può ancora succedere. Non c'è tutto il fine settimana. Lunedì si decreta domani. Come si diceva una volta, il domani scolastico. Bravo. Posso fare un appello al direttore? Certo. Cioè, perché lunedì Enrico non è libero per venirci a dire chi mai vince? Un cazzo da fare. Guarda, è già un miracolo che non ha avuto soldi oggi. Cioè, non vieni lunedì, scusa. Dai, per dire il vincitore, basta, poi ti levi. Al telefono. In videochiamata possiamo fare. Va bene. Enrico, grazie di cuore. A voi, ragazzi. Quindi, niente, insomma, devo dire che non saremo mai in onda. No, invece saremo in onda con Tilt. Quando sarà un po' più caldo, quando la gente sta fuori casa. No, però ragazzi, è un programma veramente che è venuto molto bene, molto molto bello. E questo sì, sarà poi lanciato anche il brano che è scritto tra l'altro da Danti, cazzo, in collaborazione con i Marnik e anche con me, e sarà lanciato penso anche sono da voi. Stronzo, sai cosa devo fare? Devo rubargli la canzone che tanto ancora non è uscita, la cantavo io, certo. Vincevo, porca. Invece che rubarla a madre. C'è ancora un giorno di infamia, ragazzi. Grazie Enrico Papi. A voi, grazie. Grazie a Pippo, Gianni Romano. Grazie a Puccioni, Paolo Noi, Fabio Lisei. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao Enrico, grazie. Ciao. Mamma mia, oggi che ansia. Aspetta, Pippo, non possiamo andare via. Si è addormentato il cane di Fabio. Che dorme, metti una musichina. C'è una roba dolce. No, si è svegliata, a posto, possiamo andare. Andiamo, ciao domani, ciao.